Oggi ti propongo un piatto facile con un sapore e gusto decisi. Mafaldine al pesto di rucola. Per le mafaldine al pesto di rucola ci servono 400 g di mafaldine numero 2 de Cecco, 300 g di pomodorini ciliegia, 400 g di ricotta dura, 100 g di rucola selvatica, uno spicchio d'aglio, sale e pepe e per condire olio extravergine di oliva, solo olive italiane de Cecco. Portiamo a bollore abbondante acqua. Ci serve per sbollentare appena i pomodorini. Scoliamoli ed eliminiamo delicatamente la buccia. Schiacciamo lo spicchio d'aglio e mettiamolo ad insaporire in una padella con 3 cucchiai d'olio d'oliva. Aggiungiamo i pomodorini e saltiamoli nella padella per qualche minuto. Togliamo dal fuoco. La rucola va lavata e sgocciolata. Frulliamola insieme alla ricotta dura e ad un pizzico di sale, aggiungendo l'olio necessario ad ottenere una salsa fluida. Cuociamo le mafaldine al dente. Scoliamo la pasta, che verrà condita con il pesto e i pomodorini saltati. Una buona macinata di pepe per insaporire e serviamo. Per questo piatto il sommelier consiglia il Contea di Sclafani Catarratto o l'Alghero Torbato, entrambi ad una temperatura tra 10 e 12 gradi.